La missione di Google è quella di mettere gli utenti in contatto con le informazioni. Quindi a questo punto di vista stiamo sviluppando tutta una serie di piattaforme che permetteranno un maggior accesso ai contenuti. Per quello che riguarda ad esempio gli archivi o dei giornali in particolare, ma anche ad esempio i libri, attraverso il nostro progetto di digitalizzazione avremo la possibilità di ospitare sui nostri server, sulle nostre piattaforme anche PDF di questi contenuti, in modo che esista una memoria storica degli avvenimenti che può essere in qualsiasi momento resa accessibile agli utenti. E per quanto riguarda il diritto all'oblio, oggi secondo lei è realmente possibile cancellare i propri dati dalla rete? Certamente, nel senso che esistono degli strumenti tecnologici come i cosiddetti file TXT, quindi di esclusione, robot TXT di esclusione o anche di inclusione di un contenuto online che permettono a chi produce il contenuto di decidere liberamente come se questo contenuto possa essere reperibile o non reperibile dai motori di ricerca.